Ciao ragazzi, come state oggi? Penso di avere lo smalto più brutto dell'anno, ma non so perché ho deciso di metterlo. Pensavo facesse estate. Non fa niente, fa brutto, è brutto. Comunque, scusatemi, visto che settimana scorsa non ho potuto perché sono stata a una fiera, oggi tornano le Blind Bag Weekend. E iniziamo subito con la prima blind bag di oggi. Due blind bag week fa avevo preso i coccoli normali, penso i primi a essere usciti, ed era uscita Mirtilla, se non sbaglio, vero? Sì, che era questa farfallina che avevo trovato molto molto carina e che è qui sulla mia scrivania da qualche tempo. E molti di voi mi avevano già detto che erano già usciti i nuovi coccoli versione estiva, quindi con gli animaletti marini, e io ovviamente non li avevo visti, li avevo proprio saltati. Ho scoperto poi che c'erano anche in edicola quando ho comprato i vecchi coccoli, io saltati bellamente. Vabbè ragazzi, come al solito ormai perdo colpi. In ogni modo, possiamo sempre vedere il nome I Coccoli, che come al solito trovo terrificante. Mi chiedo dove l'abbiano tirato fuori. Non potevano scrivere i mini pupazzetti Trudy? Perché chiamarli I Coccoli? Whatever. Piccoli amici del mare, sono distribuiti da De Agostini. Sono consigliati dai 4 anni in su. Qui davanti in grande c'è il delfino, che è probabilmente quello che vogliono tutti. Vediamo un po' chi si può trovare sul retro e vi dico subito chi vorrei. C'è il delfino, che come ho già detto è quello che vorranno tutti. La tartaruga è carina. Il granchio è carino, hanno dei nomi incredibili, terrificanti. Il polipo è carino, il pesce è carino, l'orca è carina, lo squalo è carino, il pesce palla è carino, il pesciolino. Com'è il pesciolino? Non ha una razza questo pesce? Si chiama il pesciolino. La medusa, mi piacciono le meduse, quindi ok. La foca e la balena. Insomma, mi piacciono tutti, ma se dovessi sceglierne uno mi piacerebbe la balena, quindi non uscirà mai. All'interno un piccolo amico, una mini storia e una tessera del puzzle. Scopri il mondo dei coccoli su www.icoccolitrudy.it. A differenza dell'altro coccolo che avevo trovato, che non era veramente una blind bag, vi ricordate, qua era trasparente, che invece è proprio blind bag e non l'ho neanche tastato. In ogni modo costano 2,99€, ma se sono fatti bene come quelli scorsi li valgono. Vediamo un pochino quindi cosa c'è all'interno. E qui abbiamo trovato un pesce, vediamo. Non so che è un pochino rovinato. Mio pesce sì, ha avuto qualche serio problema durante il trasporto, poverino. Mamma mia, poverino. È un pesce che si chiama Stella, quindi è anche una femmina. Come potete vedere qui è il simbolino dei Trudy, e come gli altri è pelosino, quindi è fatto molto bene. Però come potete vedere la sua coda qui sembra essere stata calpestata ed è lì per staccarsi. Mamma mia, no, non te la tocco più. Sì, durante il trasporto deve essere stato schiacciato da qualcosa, oppure proprio durante la fabbricazione. Probabilmente è solo il caso della mia migliore amica sfiga, che è venuta a trovarmi anche oggi, insomma. Nel caso sia successo anche a voi, scrivetelo nei commenti, perché significa che potrebbe essere un problema un pochino più grande, che potrebbe togliere un po' di qualità a questi coccoli del mare. Qui si vede molto di più, guardate, perché ho preso un po' anche questa parte nera. Anche questa poverina non ha un nome. Tra il pesce e il pesciolino, certo che potevano almeno mettere il nome della razza. È ben fatto e secondo me vale il costo per cui ve lo vendono. Vediamo cos'altro c'è però all'interno. Troviamo il pezzo di puzzle a lei dedicato. Vi giuro che preferisco com'è dal vero rispetto a com'è nell'artwork, perché è veramente opinionabile. E c'è un mini libricino all'interno a lei dedicato con scritto il pesce Stella. Mi fa ridere perché come potete vedere qui c'è anche il pesciolino, e lei e il pesciolino sono migliori amici, e questo mi fa ancora più ridere perché secondo me non è vero, non entra la zona rosa. Qui ci dice che vive sulla barriera corallina, ma non ci dice il nome della razza di questo pesce, e questo è un pochino triste. Secondo me l'avrebbero potuto scrivere e così avremmo avuto una piccola botta di cultura, come dico io. E comunque c'è disegnato una piccola avventura con lei e il pesciolino. Tra l'altro il pesciolino è chiaramente un pesce rosso che non vive nel mare, ma ok. Non vi spoilerò questa storia, che in realtà non è un granché, vi dico la verità, ma qui possiamo vederli tutti, e la foca cambia colore al sole, quindi penso che sia la più rara, mentre invece il pesciolino, il delfino e la tartaruga brillano al buio. A parte il libricino, che potevano anche non fare, almeno secondo me, ragazzi, veramente un po' scarso, e il pezzettino di puzzle, soltanto il personaggio all'interno vale secondo me i 2,99€, quindi 3€ che andate a spendere. Come al solito penso che ne prenderò altre perché sono proprio carine. Il mio povero pesce con la coda distrutta penso proprio che starà un po' sulla mia scrivania, va bene? Sei contento adesso? Secondo me quindi con i coccoli andate sempre sul sicuro. Ovviamente nei commenti voglio sapere quali coccoli avete trovato, se per caso ne avete trovato qualcuno rovinato. Mettiamolo qui. Ho preso per 2,99€ i magici, i panda dei sogni. Già dalla mia voce non sono molto positiva sui magici. Sono nati inizialmente come pony, adesso stanno sviluppando anche una serie TV, e molti mi dicevano che sono una copia dei My Little Pony. Sicuramente hanno preso spunto nell'idea. Comunque vabbè, andiamo avanti e vediamo questi panda dei sogni. Sono così dolci
su questa bustina che ti fanno venire istantaneamente il diabete. Forse sono quel dolce un po' troppo dolce che non riesce a convincermi al 100%. Qui c'è addirittura una panda che ha i polpastrelli a forma di stella. Dice che all'interno troviamo un pandino, la sua storia e un cuoricino che brilla nel buio. Oh, che cosa carina. Vediamo un po' chi possiamo trovare. Love, che penso che sia un maschio. Kiko, che nome terrificante. Paddy, che è quello che non vorrei trovare, sicuramente quindi sarà lui. Candy, Jazz, Lola, Beba. Ragazzi, ma che nomi sono? Chi li ha inventati? Dora, Rosie, Star, che penso potrebbe essere la più rara in questo caso, Bon Bon e Berry. I nomi più idioti dell'universo, ma apriamoli e vediamo un pochino. Su carta riciclata all'interno c'è un codice da usare per poter giocare col vostro panda sul sito internet. E abbiamo trovato Rosie. Non so se è un suo caso, ma ragazzi, è orribile. Il problema principale di Rosie è la sua faccia, che anziché essere dolcissima, è inquietante. È molto molto strabica, quest'occhio tra l'altro le esce un pochino dalle orbite qua, un po' di rimasugli di colla. Per il resto è rosa e bianco ovviamente, qui è una margherita e ha una rosa in mano. E i suoi polpastrelli sono a forma di cuoricino e come per quanto riguarda i coccoli è flocked, cioè pelosina. Insomma, c'è una bella differenza dall'artwork, sembra un tarocco dove hanno messo le ciglia. Sembra proprio un'altra cosa. Insomma, la bustina è un po' fuorviante. Questo è il cuoricino che si illumina al buio. È molto poroso al tatto. Sembra quasi un biscottino da mangiare. Però non è legato a niente, è molto facile perderlo. Non potete neanche attaccarlo al vostro panda o altro. Quindi da piccola l'avrei perso in circa 40 secondi probabilmente. Qui c'è il piccolo booklet che ci dice Rosie la pandina dei fiori. Uguali, identici, non c'è nulla da dire, eh? Sembra che una persona con la vista di una lumaca l'abbia fabbricato dopo aver visto quest'immagine. Vabbè, vediamo. Mettimi al sole e cambio colore. Ah, adesso ci provo veramente, vediamo, aspettate un secondo. Sono stata circa 30 minuti al sole e non mi sembra che sia cambiato nulla. Forse il colore è leggermente più forte. In realtà non ci vedo molto bene perché ho avuto il sole negli occhi fino a 4 secondi fa. Insomma, ragazzi, se questo è il cambiare colore per questi magici, possiamo metterli qui e insomma io li sconsiglio, poi magari a voi piacciono. Se vi piacciono comunque ditemi il perché li trovate interessanti, se i vostri cambiano colore in maniera un pochino più evidente del mio. E penso che sarà l'ultimo magico comunque che comprerò, almeno, oh madonna, di questa versione panda. Magari con le altre versioni saremo più fortunati. E questo mi fa un pochino temere per l'altro acquisto, per l'appunto degli stessi magici che ho fatto, che è l'anello mille colori. Mi è costato ben 1,50€. Cambiano colore! E sul retro non c'è scritto molto, a parte il prezzo che il mio edicolante ha rimesso qui. Ah, e all'interno c'è un anellino e un mini booklet. Vediamo che colore mi è uscito. Beh, il colore è molto carino, è un color pesca, rosa pesca. Molto piccolo, penso che non mi andrà. Anche lui è molto molto poroso. Adesso me lo ammetto, scusate. Mi va perfetto, anzi, anche largo, potrebbe cadermi. Wow, sono pronta a sposarmi. No, vediamo cosa dice il booklet. Questo è l'anellino dell'amore, wow, magari mi porta buono. Questi sono tutti gli altri anellini che potete trovare. E tutti, devo ammettere, dei colori molto carini. Questi tre, tra cui c'è il mio, brillano al buio. La cosa più scarsa, bene. Questi altri cambiano al sole. Questi al freddo e al caldo. Vediamo se brilla al buio. Vedete, un pochino diventa verde, normalmente, come qualsiasi cosa che si illumina al buio. La cosa che mi preoccupa di questo anello dei magici è che, come potete vedere qui, la plastica è molto gommosa e può significare due cose: o che si rompe molto facilmente, o che pure l'hanno fatta gommosa proprio perché non si rompe. Qualcuno di voi l'ha comprato, ce l'ha da qualche tempo e si è rotto, oppure invece va bene, vi piacciono questi anellini, non costano moltissimo, quindi posso capire che qualcuno possa iniziare a collezionarli. Io non sono quel qualcuno, però penso che da piccola effettivamente mi sarebbero piaciuti. Scrivetemi qua sotto cosa ne pensate, mi raccomando. E una ragazza che è venuta a Novegro mi ha detto che ultimamente vanno tantissimo questi KU, costano 2,50€. KU, un messaggio per chi vuoi tu. Ogni confezione contiene 2 KU, uno card, va bene, uno sticker e un laccio colorato. Quindi spero loro, se mi esce questa cosa TVB la dovrei dare a una mia amica, o se esce questo I love you dovrei darlo a qualcuno. Già mi ci vedo darlo a un ragazzo. Tieni, I love you.
E lui che se ne va pensando che sono una pazza furiosa. Comunque, ce ne sono 19 da collezionare, regalare e agganciare dove vuoi. Mi piacerebbe tanto avere questo a gufo perché è il più bello e tutti gli altri invece mi sembrano dire ovvietà. Le Kay gemelle sono state separate. Ah, ora sono davvero curiosa di vedere come sono all'interno. Sarebbe bello se fossero veramente dello stesso materiale delle chiavi, quindi un po' di metallo, insomma. Ma non credo. Oh, sono tenuti su da questo pezzettino di plastica che è molto carino e le espone molto bene. Puoi anche riusarlo per regalarle. Qua ci fa vedere anche diversi usi per queste chiavette: metterle sulle stringhe, usarle come segnalibro, attaccarle ai jeans, attaccarlo al portafoglio e o borsetta, metterlo sull'astuccio, tenerlo legato, farci una collanina, metterlo sulla macchina fotografica, che la vedo una cosa un po' improbabile. Questo ha anche un diamantino in mezzo e c'è scritto love me, cioè amami. E non penso che lo darei al mio ragazzo, però i colori sono molto carini e dietro c'è scritto mi manchi. Mi è arrivato anche questo elastichino, che sembra molto resistente, che possiamo usare per mettere queste chiavette dove vogliamo. E poi l'altra, che era quella che volevo, che è il gufo, che è davvero adorabile. Se fossero state tutte a tema animali, le avrei collezionate. Queste cose scritte non mi piacciono particolarmente, ma questa è molto molto carina. E penso che magari l'attaccherò da qualche parte, a tipo le mie chiavi di casa, tanto per. Ma posso capire a chi piacciono, ecco. Io non sono una di queste, la trovo un po' smielata. E poi la scritta in inglese e il mi manchi dietro, oh my goodness. Arriva poi questo booklet. Qui c'è anche tutto un elenco di tutti i KU che potete trovare. E ce ne sono un sacco a gufo, che carini. E tutti gli altri invece non mi piacciono particolarmente. Posso capire l'appeal di questi KU. Queste cose like, TVB, love, per me sono orripilanti. Si salvano solamente i gufini. Ma fatemi sapere se a voi piacciono, se le avete collezionate, se le avete scambiate con qualcuno e come le state usando. Sapete che sono sempre curiosissima. Questo è tutto quello che abbiamo trovato nelle blind bag di oggi. La cosa che mi è piaciuta di più ovviamente è il Trudy. In seconda posizione l'anellino dei magici, in terza le KU, giusto, e ultima posizione il povero panda strabico che non assomiglia per nulla a quello che c'è sulla scatola. Scrivetemi qua sotto secondo voi qual è la cosa più bella che ho trovato questa settimana, se avete una blind bag di queste serie, cosa vi piace e cosa no. Ci vediamo domani per l'apertura delle fan mail, che sono veramente tantissime. Ciao, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi a Aris Chest solo se volete, mettete like a questo video. Ricordatevi che c'è Aris Chest anche su Instagram e Facebook.